Salve ragazzi, quest'oggi vorremmo recensirvi il Dylan Dog numero 361, Mater Dolorosa, eccolo qui, è l'albo del trentennale, sì, quindi non ha bisogno di tante presentazioni, perché comunque sapete benissimo che c'è stata ovviamente anche l'evento, sì, il Did Day dei 30 anni di Dylan Dog, quindi sapete benissimo che numero è. E chi è appunto, sì, pubblicizzato alla grande, ovviamente. Perché hanno creato un grande hype. Sì, c'è stato un grandissimo hype, quindi... Cosa che non succede, cioè, in buon non è che succede tanto. Sì, non succede, anche perché comunque Dylan è un personaggio storico, sì, noi saremo anche forse di parte, però Dylan Dog, cioè, dopo Tex, cioè, quello fa parte, è... della fa parte ormai della cultura, cultura generazioni e generazioni che hanno letto. Comunque, a parte tutto, ovviamente sapete... Sì. Ovviamente soggetto e sceneggiatura di Roberto Recchioni e disegni di Gigi Cavenago. Però partiamo dalla copertina di Angelo Stano, una copertina emblematica direi, o più che altro classica nel senso, classica per il personaggio. Sì. Quindi qua abbiamo ovviamente in prima in sovraimpressione subito il galeone, sì, il galeone, la nave fantasma e Dylan che affronta le onde. E questa è una metafora della vita ovviamente, Dylan che è non soltanto Dylan, proprio l'essere umano che... affronta, sì, sì, è molto romantica, quindi l'essere umano che affronta la vita, e quindi in questo caso la vita sono le onde di questo mare, ovviamente il galeone fa da sfondo. Le particolarità appunto di questa copertina, la particolarità soprattutto è la O, segnata da Gipi, sì, la O di Dylan Dog, che questa è una particolarità del tutto che sarà presente bella per tutti gli altri, sì, album, per festeggiare. Sì, sì, infatti. E comunque Angelo Stano è da promuovere, perché comunque è una copertina classica e emblematica e ci sta alla grande. Passiamo invece a parlare dei disegni, e qui parliamo di Gigi Cavenago. Qui ci fermiamo e rifacciamo un applauso, perché ha fatto un lavoro davvero non egregio di più, ha fatto un lavoro assurdo. Sono veramente dei quadri, cioè, non sono dei disegni normali questi qui, cioè, sono delle, non lo so, opere d'arte, cioè, sono dei quadri davvero, e queste sono soltanto alcune delle, appunto, delle tavole di Cavenago, veramente una, non lo so, non ho quasi parole, non avevo quasi ispirato, parole per parlare appunto di questi disegni, perché non c'è nulla da appuntare a Cavenago, sì, sarà perché comunque la storia era ben indirizzata. Parla comunque, ora parleremo della storia del passato di Dylan, è emblematica, comunque il numero del trentennale, c'è una grossa responsabilità sia per Recchioni che per Cavenago, però cioè, ragazzi, non c'è nulla da dire qui. Come su Cavenago, dicevo prima, puoi leggere questa, senza stare a leggere il Balloon, puoi sfogliare questo album e lo trovi comunque bello. Sì, infatti, anche solo sfogliandolo, già puoi dire, no, questo è bello, poi l'odore della carta, comunque della colorazione, cioè ragazzi, qua... Per noi che siamo comunque amanti del fumetto e di Dylan in particolare, è davvero una goduria. Quindi Cavenago promosso a pienissimi voti, cioè non c'è proprio nulla da dire su Cavenago. Passiamo invece alla storia di Roberto Recchioni, e quindi Recchioni che torna sugli albi regolari, il numero 280, grande responsabilità. Sì, il 280 Mater Morbi è stato l'esordio di, appunto, di Recchioni su Dylan Dog. Questa storia qui, Mater Dolorosa 361, e torna a È un ritorno, cioè più che altro l'ha scritto anche in questi anni, che comunque la storia di Mater Morbi è di gennaio 2010, però questa storia qui è il ritorno vero e proprio, cioè nel senso, Recchioni ha già scritto, però questo, cioè scrivere sul trentennale di Dylan Dog, secondo me è una grossa responsabilità, anche perché lui ne ha tante, curatore, quindi Sclavi si fida ciecamente di lui. Niente, questa storia, senza spoilerarlo ovviamente, possiamo dire che ovviamente, come avevamo già accennato, parla del passato di Dylan, e quindi scava a fondo nel personaggio, nella psicologia, scava... è anche autobiografica, no? Mater Morbi era autobiografica dal problema che aveva avuto Recchioni, anche questa c'è molto di Recchioni, sì, c'è molto di Recchioni, del suo vissuto, e quindi possiamo dire che questa storia veramente a me a un certo punto, cioè, ho iniziato a leggerla, sono arrivato subito alla pagina 20 e non me ne sono accorto, nel senso che scorreva davvero tantissimo, le immagini parlavano da sé, e ovviamente la storia contribuiva anche con i dialoghi e tutto il resto. Diciamo che a me, sarà perché io, quando ci sono queste storie che celebrano un qualcosa di Dylan,
e che vanno a scavare nel passato di Dylan, quasi mi emoziono, perché sono tantissimi anni che leggo Dylan, ero bambino quando l'ho letto la prima volta, e quindi quando lo leggo, quasi anzi mi emoziono, quindi non ho nessun problema a dirlo. Questa storia davvero scava a fondo. Poi c'è anche ritorna John Ghost che molti, che fa dei ricollegamenti anche dei numeri vecchi per intrecciare. Sì, infatti molti stavano dicendo appunto che John Ghost non era presente, però questa sua presenza, ora i numeri sono tutti collegati. Sì, appunto, quindi, con questa storia, a proposito, con questa storia Matteo Dolorosa, oltre a questa ci saranno altre 11. È tornato John Ghost. E quindi ci saranno 12 storie collegate tra loro. E questa, diciamo, è l'apripista. E che dire di questa storia? Ma secondo me è da promuovere a pieni voti. Sia della, diciamo, proprio interamente questo albo è da promuovere. Sì. Perché non trovo difetti, sinceramente non trovo difetti, i disegni sono assurdi, la storia in sé per sé pure, cioè, secondo me è da pieni voti. Sì. Io mi auguro veramente, è una rarità, è un gioiello degli ultimi anni, e spero davvero che ora questo andazzo continui, e che questa, diciamo, continuity di 12 numeri sia davvero un qualcosa che è una stagione. Punga, cioè, nel senso, colpisca lo stomaco anche di chi ha iniziato a leggerlo da poco. Cioè, quindi, secondo me, secondo noi, è da promuovere, quindi speriamo che si continui così per Dylan. E poi c'è da, comunque, c'è da dire che il prossimo numero, 362, è questo qui. È questo qui. Scritto. Già la copertina lo dice, scritto da chi? Da Tiziano. Tiziano Sclavi. Dopo un lungo silenzio, dal 28 ottobre in edicola, copertina anche bianca. Questa stanno già creando. Questa stanno creando un grandissimo hype, come è giusto che sia, anche perché Tiziano Sclavi non scrive da parecchio, quindi lui è sempre, lui è Dylan. Quindi, ragazzi, noi possiamo solo aspettarci che spacchi davvero e che questa storia sia davvero il massimo. E quindi niente, siamo contenti, c'è una luce anche nei miei occhi nuova quest'oggi, che ho finito di leggerlo mezz'ora fa, quindi ce l'ho ancora tutto in testa. Ovviamente per noi è una storia da promuovere, e quindi ci sentiamo di consigliarla a tutti, sia a chi legge anche Dylan. Chi non è appassionato di Dylan. Sì, anche chi non è appassionato, ma chi lo trova in edicola. Sì, chi lo trova in edicola, anche perché il prezzo c'è, cioè, irrisorio, 3,20 euro per un fumetto del genere fatto non bene, ma benissimo. Ci sono graphic novel che costano 30 euro. Ragazzi, cioè, spendete, a posto di spenderli per altre cose, 3,20 euro le spendete per una giusta causa, vi leggete un Dylan Dog davvero con i controcazzi, diciamola tutta. E quindi, niente, Dylan Dog spacca sempre. Grazie per averci ascoltato, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti.